Oggi sono qua per parlarvi di un argomento richiestissimo, non so perché, ovvero cosa c'è nella borsa universitaria, insomma cosa porto all'università nella mia borsa, ecco. Parto dal dire che non è obbligatorio portare una borsa, o almeno per le matricole che devono iniziare l'università quest'anno, informazione di servizio non è obbligatoria. La borsa potete portare, lo zaino, la valigetta, qualsiasi cosa. L'importante è che sia comodo per voi e soprattutto in base alle vostre esigenze. Conosco persone che fanno pendolari e quindi viaggiano in treno e perciò la borsa non è comoda. Io personalmente vivo a 10 minuti in bus dall'università, quindi a me è comoda la borsa, tanto entro in autobus, mi siedo, esco dall'autobus e sono in aula. E per iniziare questo anno ho deciso di portare questa borsa che è nuova, è una normalissima borsa a spalla e l'interno giallo mi dà molta allegria, non lo so perché. È una borsa in pelle e chiaramente la prima cosa che c'è dentro è lui, il mitico telefono. Ovviamente vi sto facendo questo video tipo un mese prima che io inizi l'università, semplicemente perché noi la iniziamo molto tardi, l'8 di ottobre o il 7, quindi diciamo che non è una borsa veritiera, o meglio non è una borsa che ho appena utilizzato, quindi ci sono delle cose che mancano, tipo l'acqua, tipo una merenda, uno snack e tipo il computer. Diciamo che vi sto facendo vedere quello che porterei il primo giorno di università, ecco. E poi chiaro, man mano che si va avanti con le lezioni porto alcune cose piuttosto che altre. Che mi salta all'occhio perché è enorme, è la mia pochette, dove dentro ci sono tutte le cose di prima necessità, tipo serviette, fazzoletti, cose da donna, igienizzante mani, importantissimissimo, ne ho due infatti, specchietto con annessa spazzola, altre serviettine, cuffiette di vitale importanza per il viaggio in autobus e gomme da masticare. Però diciamo che ci provo. Altra cosa, occhiali da sole che saranno in borsa per molto poco, purtroppo, tipo per 2 giorni, perché poi il sole se ne andrà e prenderà il suo sopravvento l'autunno. Sempre un ciappo che ora ho in testa, ma è sempre attaccato qua al manico della borsa, dello zaino o di qualsiasi cosa. Questo questo che è il mio tipo portafoglio da università e dentro che cosa c'è? C'è soltanto il documento, l'abbonamento dell'autobus, i soldi e la patente, fine. Perché non ha senso portare il portafoglio se tipo me lo rubano, perdo tutti i documenti e non ha senso. Quindi porto questo che è molto più leggero anche e super comodo. Ovviamente le chiavi di casa che ora sono di là in ingresso e poi le cose importanti che aspettavate, sempre, e dico sempre, la mia agenda, ma in ogni qualsiasi tipo di giornata agenda, perché ho tutto qua dentro, la mia memoria è qua. Poi di solito assieme all'agenda porto dei post-it perché comunque magari mi servono il primo giorno per appuntarmi qualcosa. Eccoli qua, questi me li chiedete sempre e la risposta è sempre uguale, li faccio io, prendo un pezzo di cartone e ci attacco sopra i post-it che mi piacciono di più. È un buonissimo metodo per risparmiare spazio e niente, e per avere tutti i post-it che vi piacciono in un solo foglio. Ultime cose che ci sono, chiaramente le più importanti, ovvero astuccio, che teniamo per ultimo, e quaderno. Essendo il primo giorno di università ho bisogno di capire com'è la materia, come la gestirò, se la farò al PC o a mano, quindi nel dubbio mi porto questo che è un mega quadernone sempre di legami che utilizzo come appunti, insomma. Poi solitamente quando torno a casa il giorno stesso ricopio gli appunti oppure li sistemo, li metto nei vari quaderni. Altra cosa che quest'anno appunto è una novità è questa, è una semplicissima busta di plastica e me la porterò sempre con me per metterci documenti, fotocopie, cose, perché quest'anno
ero molto disorganizzata su questo fronte, quindi mi trovavo tipo fogli volanti ovunque e non mi piace, quindi metterò tutto qua. Ultima cosa, ma non meno importante, astuccio, sempre di legami, sempre mandato dall'azienda appunto per essere sponsorizzato, e ve ne ho già parlato molto bene perché è piccolino, è super morbido, mi piace da matti. E cosa c'è dentro? Veramente il minimo indispensabile, due evidenziatori che spesso intercambio, diciamo, un cancellino, penne, una chiavetta USB per il computer, post-it, i pennarellini della Stabilo, questi qua di ogni genere e colore, matita, righello, altre penne molto molto carine, un matitone rosa da sottolineare o da fare appunti carini, gomma. Prima cosa è questa, sempre gentilmente inviata da Legami, è una cosa stranissima, sono delle forbici, vedete che si aprono, e mi piace molto come idea perché io le porto sempre le forbici e quindi prendevano molto posto prima, e invece adesso tutto qua, che è fin troppo pieno, nel senso che tutta sta roba alla fine non mi serve. Questa era la mia borsa universitaria. Fatemi sapere se aggiungereste qualcosa, io mi sono sempre trovata molto bene, sono già al terzo anno, quindi direi che ormai di esperienza, di borsa, di cose ne ho. Non è mai mancato nulla, ecco, anzi è fin troppo piena, ripeto, più o meno a metà anno perdo la voglia di farla e quindi ci caccio cose alla rinfusa, ecco, non sono sempre così ordinata. Buonissimo inizio di anno accademico, di anno scolastico a chi va ancora a scuola, e ciao.